Bene, allora adesso quanti ne hai preso? Partiamo, diciamo, dagli osservatori. Impressioni sul, diciamo, noi in questa simulazione avevate avuto tre momenti, un primo momento che è stato discussione insieme, poi l'incontro con i politici, con i tecnici e poi l'incontro con i cittadini. In questo momento soltanto delle impressioni, non tanto parlare. Quindi... Ok. Allora, in effetti io mi aspettavo soprattutto all'inizio più un brainstorming, più gente che parlasse o che invece c'è qualcuno che non ha parlato proprio. E Sì, rispetto alla proposta, le proposte sono state, è stata, voi avete sì, capito la che proposta, proposta? sì, solo che il progetto. Cioè, per il mio parere è stato poco chiaro, perché per esempio va bene l'appezzamento da Quindi la recuperare, però proposta poi che i voi avete capito laboratori. qual è stata la proposta che loro Allora, noi abbiamo, fanno? almeno io ho capito, i laboratori, dei braccialetti e anche Quindi la. laboratori, fare dei Però fare dove? braccialetti. Nel giardino da rifare? Cioè, non Quindi c'era molto chiarezza, sì. c'è la proposta che avete capito, i laboratori, fare dei braccialetti, giardinaggio anche. Ok. Credo che quelle cose siano state soltanto elencate, non specificate. È emerso la riorganizzazione dello spazio verde, la riorganizzazione da un punto di vista di abbellimento urbano e l'inserimento in questo progetto delle figure genitoriali dei bambini e come hanno notato anche loro. Alcune figure sono emerse di più rispetto a delle altre. Ci sono state buone proposte, ovviamente per questioni di tempo non predisposte come si deve. Nella proposta verso il comune, verso il sindaco, invece c'è stata una discrepanza, non c'è stata una buona condivisione. Con i cittadini forse ancora meno. Non si è fatto il fulcro della questione. Il punto da dove bisogna attivare la cittadinanza, quindi, perché le associazioni propongono, ma è la cittadinanza che si deve attivare. E c'è stato anche del giudizio, molto giudizio. E nel momento in cui tu vai a collaborare con una cittadinanza, devi andare oltre il giudizio. E questo non ti fa predisporre bene verso, perché devi predisporti verso chiunque, alto, basso, monoreddito, plurireddito, quello che sia, tutta la cittadinanza attiva. Siamo noi gli osservatori. Bene, allora partiamo dal gruppo che ha diciamo fatto la proposta, gruppo che ha fatto la proposta sempre sulle sensazioni, un po' osservazioni generali. Allora, forse all'inizio è stato anche un po' di confusione al nostro interno perché quando si è iniziata la simulazione è un po' stiamo giocando o facciamo sul serio, quindi magari anche questo ci ha un po', parlo per me, ci ha disorientato. Poi sì, è vero, sono emerse alcune persone a differenza di altri e quello che ho notato è che non riuscivamo a centrare proprio il punto della situazione, cioè sì, proponiamo, ma cosa e come lo proponiamo? Quindi anche al nostro interno,
parlo per me, non ho mai presentato alle istituzioni un progetto, quindi è anche una mia mancanza proprio nella vita reale. Quindi sicuramente Franca ci faceva notare alcune strategie, giustamente, che bisogna attivare quando si va dalle pubbliche istituzioni, che parlo per me personalmente, non le ho, non ho mai negoziato con il sindaco o chi per lui. Allora, beh, sono d'accordo con Katiuscia. In più, vabbè, devo dire che avevo dei problemi, nel senso che io non ho capito se poi questo gruppo doveva puntare solo sulle sue forze, quindi doveva sviluppare un progetto in base a quello che noi 10 persone sapevamo fare. Per quello, ad esempio, io ho detto del progetto del teatro piuttosto che del laboratorio di falegnameria. Perché poi subentra un altro fattore, nel senso che se io poi ho bisogno di prendere contatti con persone esterne, quindi Ammazza che Piazza o altri soggetti, bisognava capire come, che cosa chiedere a queste persone, come farle intervenire, che intervento dovevamo chiedere a queste persone. Quindi, diciamo, probabilmente il poco tempo ci ha fatto un po' perdere il filo della situazione, e quindi anche io ad un certo punto non ho capito più chi dovevano essere i soggetti, se solo noi pensare alle persone, cioè agli esterni da coinvolgere. Quindi questo per me è stato un problema. E poi mi dispiace che magari gli altri non hanno parlato, però vabbè, credo che non è stato colto da tutti il senso, diciamo, del gioco simulazione, quindi magari chi anche non c'era ieri non se la sentiva ancora di parlare, probabilmente. Quindi. Allora, credo che il vero problema sia quello di avere poco tempo proprio per rielaborare. La giornata di ieri non ci ha dato la possibilità di incontrarci, di conoscerci e anche di comprendere quello che avevamo da voi recepito, no? Cioè, ci sarebbe stato un confronto costruttivo. Ci sono persone che si sono inserite già oggi e quindi non avevano fatto quello stesso percorso, primo. Il problema tempo fa da padrone anche, perché comunque ci si sono state buttate sul tappeto varie idee, e chiaramente il discorso della tempistica anche del progettuale ti dà la possibilità di vedere da dove devi partire, dove puoi arrivare, dove non dove vuoi, dove puoi arrivare nel breve termine, medio e lungo, in maniera tale da ritagliare un segmento, no, percorribile, e quindi valorizzare poi le risorse che ci sono all'interno con le esterne, no? E quindi attivare poi gli strumenti e quant'altro. Questo non ha messo in condizioni coloro che si sono recati presso le istituzioni di parlare agevolmente, chiaramente, no? Di utilizzare non solo le strategie colloquiali, no? Di comunicazione, ma addirittura anche di confortare, fra virgolette, o supportare la loro tesi da presentare, no? Come richiesta di adesione a un progetto, confortando l'interlocutore istituzionale dicendogli: guardi che sarà promossa magari la vostra immagine attraverso altri soggetti esterni, bla bla, no? Che rilancerebbero l'immagine istituzionale. Mi sono spiegato, è chiaro che dati i tempi sbrigati, non ci si conosceva, sono tanti pezzi, perché è un progetto articolato, è uscito fuori, non si è avuto il tempo di essere chiari e efficaci. E invece l'incontro con il sindaco com'è andata? L'incontro con il sindaco, chiaramente, secondo me, era il sindaco, stranamente sembrava la persona davvero che interpretava in maniera mimica gestuale la compostezza e apparente interesse al contenuto di quanto veniva presentato.
E sembrava anche composto nel non vedere che la persona si doveva togliesse proprio davanti alle... io ho l'occhio clinico perché ne so 37 anni che li vedo. Però, ripeto, non ne si è dato anche il tempo, io almeno non mi è sembrato di aiutarlo ad esprimersi, no? Esprimersi concettualmente, verbalmente, nella maniera doviziosa, anche nel lasciarti un input di speranza, no? Nel rinviare ad un'altra data più o meno prossima o no, o anche nel scaricare o addebitare ad altri la responsabilità o la solidarietà, no? Dell'accoglienza della proposta progettuale da realizzare prima o poi. Gli osservatori cosa dicono rispetto? Allora, io non so veramente quando si va a proporre un progetto alle autorità cosa si debba dire, però mi è sembrato, soprattutto all'inizio, poi c'è stato l'intervento di Katiuscia, una sorta di riepilogo dei problemi del territorio, detto al sindaco. Però in questo caso era più che altro un proporre un progetto, quindi questa cosa forse era fuori tema. Poi per l'incontro con i cittadini, vabbè, era lo stesso problema che ho visto prima, che non era molto chiaro il progetto che si doveva fare, perché per esempio si è parlato, come ho detto, della bonifica di un piccolo, di un territorio, di un, per esempio di un giardino e poi dei laboratori, però i laboratori poi dove si dovevano fare, nel giardino, cioè queste cose qui. Sì, in generale... Penso sempre sia inerente alle tempistiche che hanno avuto, non è stata chiara la cosa base, quindi la collocazione di tutte queste idee, tutte idee validissime, avevano tantissimi punti forti, tematiche reali che se avessimo la possibilità di farle veramente sarebbe bello, però mancava la collocazione, cioè dove si fanno tutte queste cose. Ottima secondo me la predisposizione di Suor Ligina nell'incontro con i cittadini, perché secondo me li ha rese partecipi, cioè le ha coinvolte, e questo secondo me quando si ha a che fare con il cittadino è una capacità che bisogna avere. Riconfermo che in effetti è venuta fuori, diciamo, una certa inadempienza nella comunicazione nei riguardi delle istituzioni, che è un punto cardine che bisogna strutturare, perché è importante sempre la comunicazione, ma soprattutto nelle istituzioni. E riconfermo che sì, non si è visualizzato bene l'obiettivo, cioè il fulcro della situazione, quindi il coinvolgimento della cittadinanza, e quindi l'interconnessione fra tutte queste realtà. Finisco. Di solito quando il cittadino o comunque una libera associazione propone qualcosa, di solito si fa precedere da una comunicazione scritta, anche informatica, che permette, fra virgolette, all'organo istituzionale di approcciarsi. Qualora non l'avesse fatto, succede, comunque lo mette nelle condizioni di sentirsi addirittura obbligato ad ascoltarlo, no? Quasi per scusarsi, no? Dato il carico di lavoro, quindi lo mette in condizioni di doverlo ascoltare, di guardarlo negli occhi, cosa che di solito non fanno. Addirittura molte volte utilizzano il filtro, dicendo vabbè, si rivolga al mio segretario, mi spiego. Invece così, no? Quando la lettera è stata fatta in un certo modo, rivolgendola sia a livello all'istituzione politica, non poi a quella alla tecnica, e quello non l'ha letta, no? L'organo competente, chiaramente si sente in dovere, fra virgolette, non di ascoltare. E tu quindi hai già scritto in qualche modo qualcosa, se l'ha letta, quindi già cominciato a comprendere, si è approcciato, no, al discorso, diventa più facile aver chiarito a te stesso e agli altri il contenuto progettuale. Non so se sono stata chiara.
Allora bisognerà fargli... Avete vinto? Scusate, mi è venuto una lacrima di gioia, di tensione. Ecco il progetto di cui parlava ieri Maria Franca, Ragioni Sole. Abbiamo vinto in ospedale. E qui quanti c'erano che... Allora c'è. Io sono da 11 anni in pediatria. Pensare di dover uscire, mi stava martoriando. Quindi era una settimana che non... Che almeno io non dormivo. Nonostante questo, sono Francesco D'Angella, buongiorno. Sì. Ciao, ciao Elena, ciao. Guarda, noi ci siamo fatti delle risate, comunque Elena Giuliana. Senti. Stavamo dicendo... Stavamo dicendo... Lei stava intervenendo, no? Stava dicendo lei... Ho terminato, spiegavo in due parole che di solito a livello istituzionale quando vuoi presentare una proposta la fai precedere da una, qualcosa di scritto, no? In maniera tale che sia chiaro all'interlocutore il contenuto e ti permette anche poi di spiegarlo magari in dettaglio secondo quello che quello dicevo. Ma io ci sono alcune tre questioni che volevo, diciamo, rispetto alla, a quello che abbiamo fatto. Ovviamente dobbiamo tenere presente che questa era un role playing, quindi queste esercitazioni hanno l'utilità di poter diciamo vedere in maniera accelerata, in maniera ravvicinata, quelli che sono un po' le questioni, i problemi che si riscontra nel momento in cui si progetta in questo senso un intervento o si fa progettazione sociale. È una considerazione che veniva in mente e quanto sia anche difficile proprio anche dal punto di vista dei processi di apprendimento, no? Da un lato in questo senso ascoltare, registrare delle cose e dall'altra poi applicarle, nel senso che, e questo lo dicevo perché un po' l'impostazione che abbiamo dato a questo seminario è un'impostazione che vuole dire due o tre cose su quelle continuare a ritornarci sopra, quindi questa è stata una scelta. Quindi come avete visto non abbiamo pensato contributi consistenti, slide, schemi e così via, perché pensiamo che, diciamo, che la progettazione sociale va in qualche modo appresa insieme. Questa premessa per dire che nel gruppo, seppur da ieri noi continuiamo a dire che per progettare bisogna partire dalle risorse, di fatto la progettazione è avvenuta non dicendoci ma questo gruppo che cosa può mettere a disposizione.
Questo, diciamo, è un punto critico, perché poi di fatto, cioè, quali risorse abbiamo a disposizione, perché poi giustamente, come si diceva prima, poi non si capiva bene dove queste, dove, quindi quali risorse materiali avevamo a disposizione, se avevamo a disposizione delle risorse economiche, no? Ma che soprattutto anche tra di voi, voi che cosa potevate mettere? Nel momento in cui lei ha fatto un elenco dei problemi, abbiamo detto ieri che diventa, per capire quali tipi di azioni o quali problemi andare a mettere in campo, diventa molto importante, vi ricordate, cioè lo schema problemi, risorse sociali, risorse soggettive, risorse materiali, perché se questo schema, cioè questo, questa matrice, no, di progettazione, in cui da un lato mette, diciamo, a fuoco, con una colonna si mettono in evidenza, in una colonna si mettono in evidenza i problemi, no? E che quello che lei in qualche modo ha fatto è stato un elenco di questi problemi, di problemi che sono stati rilevati dalla discesa sul campo, nel senso che non è un caso che questa mattina, siccome sapevamo che alcuni di voi non avevano partecipato alla giornata di ieri, abbiamo detto partiamo dal video in maniera tale che chi viene oggi possa in qualche modo entrare nella ricognizione, nell'esplorazione sul contesto. Quindi lei in questo senso ha fatto un elenco ha individuato un elenco di problemi. Dopodiché il compito che si aveva era quello di dire, siccome non possiamo lavorare su tutti i problemi che sono stati in questo senso nominati, dobbiamo in sede di progettazione attivare una negoziazione sul problema. Cioè dobbiamo decidere quale problema per noi è principale, prioritario, emergente, e quale, no, perché non, diciamo, e quale invece secondario. Attenzione, l'emergente secondario non nel senso che non è parimenti importante lavorare, ma diciamo anche Gesù Cristo poi sulla croce si è reso conto. Quindi dire, non è che noi non esiste l'onnipotenza, esiste una parzialità che dobbiamo in qualche modo reggere. Ora, quindi, vi ricordate che ieri abbiamo lavorato tantissimo su questo discorso, bisogna partire dalle risorse, fare la mappa delle risorse, definire le risorse, perché, però poi vedete, quando poi si entra nella situazione della progettazione, ognuno segue il suo trip mentale, il suo film, le sue idee, le sue visioni, le sue storie, no? E ognuno va col suo film. E poi di fatto ciascuno andando avanti con il suo trip ci si dimentica l'analisi delle risorse, ci si dimentica poi, quindi si dimentica di dire ma noi che risorsa siamo, che risorse abbiamo fuori, che risorse sociali abbiamo, e quindi diventa una progettazione più che corrisponde all'idea piuttosto che una progettazione che corrisponde alla realtà. Cioè la realtà che è data da che cosa noi possiamo mettere in campo e da che cosa il contesto fuori può mettere in campo, no? Quindi vuol dire, questo è un punto critico, diciamo, della progettazione sociale, che è quello che quando ci si mette, si fa per esempio un'analisi del territorio, come abbiamo fatto noi, non dicevo sul campo, poi dopo quando bisogna decidere poi su che cosa mettere in campo, ognuno poi in quel caso lì persegue in questo senso i propri sentimenti, i propri desideri, le proprie, anche voglio dire, predisposizioni mentali, perché è ovvio che ognuno poi propone anche ciò che gli è più noto e più vicino in qualche modo a sé, che gli corrisponde di più. Poi magari ciò che corrisponde a lui non corrisponde agli altri, ma ancora di più può non corrispondere al territorio dove quell'azione si può mettere in campo. Quindi quello che abbiamo potuto vedere, come in sede di progettazione, quando bisogna definire su quale problema, la parte dei vincoli contestuali
nostra nel contesto, del contesto nei confronti nostri, viene bypassata. E questo fa sì che molte progettazioni poi abbiano poche gambe per andare avanti, ma soprattutto questo fa sì che quando poi bisogna incontrare gli altri interlocutori non siamo abbastanza persuasivi e capaci di argomentare quello che vogliamo fare. E quindi ecco che poi dopo, quando si incontrano coloro che non hanno fatto parte del gruppo, si fa fatica, cioè non si riesce bene a rendere evidente, uno, che cosa vogliamo fare, come vogliamo farlo e con che cosa possiamo farlo. E quindi, dopodiché, molte volte, siccome i politici, in questo caso, sono presi da tutte altre cose, meno che dei problemi di cui noi vogliamo parlarne, alla fine se ne escono molto spesso i politici, se ne escono, dicono, vabbè, sono sempre le solite parole, poi non si capisce bene cosa vogliono fare. E quindi perché? Perché in sede di progettazione non è stato fatto un lavoro di micro progettazione molto dettagliato e preciso e puntuale. E se io non faccio questa progettazione precisa e puntuale, la mia comunicazione sarà una comunicazione molto confusa. Non so che sensazioni avete avuto voi. Effettivamente lei è di nuovo ripartita con, voglio dire, dicendo... come? No, lo so, assolutamente non sono mai andata. No, ma guardi che quello che è successo qua non è da molte altre situazioni. No, quindi, cioè, si dice... Cioè, quello è il problema che molti non sanno. Cioè, si arriva lì con l'elenco dei problemi, diceva, oh, madonna, diamo tutto questo elenco di cose che non vanno, ma io non ne posso... Cioè, quindi alla fine già lui ha già chiuso il contatto, perché gli abbiamo posto i problemi. Neanche ma anche quando sono viste queste povere due donne del quartiere, lei addirittura a un certo punto ha fatto un intervento, ma che diciamo era più una sua considerazione. No, ma in effetti non era un intervento. Era una roba che aveva in mente lei. Ma perché? Perché queste due povere mamme o donne sono state catapultate qua, nessuno gli ha detto chi era, cioè qual era, chi eravate voi, che cosa dovevate fare. E quindi loro si sono trovati in una situazione che spesso è tipica dell'operatore sociale di colonizzazione degli ambienti, in cui si parte dal presupposto che i cittadini bisogna solo tirarli dalla propria parte, e non si parte dal presupposto che invece i cittadini hanno un'idea molto spesso ben chiara di che cosa vogliono, poi dopo noi possiamo non accettarla, ma come cittadini, come avete visto nell'intervista di ieri, quando gli si chiede una cosa ti dicono in maniera molto precisa cosa vogliono. Poi dopo noi possiamo dire che non è quello che realmente serve. Quindi, come dire, quello che mi sembra importante è quindi che debole progettazione ha un'influenza nei diversi passaggi di coinvolgimenti progettuali. Cioè si potrebbe dire che si trasportano delle criticità che abbiamo sperimentato in sede di progettazione, poi ha un effetto a cascata poi sui vari passaggi, diciamo, progettuali, che sono quello della condivisione con i politici, che sono quelli della condivisione con la città. Diciamo, abbiamo scelto questi due interlocutori, i politici e i cittadini, in quanto costituiscono i due punti di riferimento più importanti. Posso dire una cosa? Sì. Proprio come diciamo la visione del cittadino, certe volte in effetti poi quello che dovrebbe essere la risposta del cittadino, molte volte è anche distorto dal fatto che il cittadino nei confronti di associazioni, quello che è il terzo settore in genere, non ha né fiducia e nemmeno, cioè diciamo che molte volte, anzi c'è proprio la sfiducia, a meno che non ne ha fatto parte o non ha visto magari risultati evidenti per una determinata cosa. Però tante volte succede, almeno mi capita, adesso non so, voi siete anche tutti comunque esperti nel campo, di vedere una sfiducia da parte del cittadino ad eventuali coinvolgimenti. Non so. Ma perché questa sfiducia? Perché solitamente
Cioè, tante volte io ho riscontrato anche il fatto che quello che può essere associazione per alcuni diventa un gestire economicamente delle, cioè sembra che chi faccia parte, non, questa non è una cosa generalizzata, però tante volte si può anche diciamo venire incontro a determinate situazioni in cui il cittadino pensa che è solo una facciata e che invece si gestiscono dei soldi e che invece ci può essere lucro o ci può essere altro. Dico qualche cosa che... C'è una sfiducia. Una sfiducia dei cittadini nei confronti di operatori o... Sì. No, io ho giusto un pensiero che mi naviga da un po' nella testa dopo aver assistito anche alla fase di progettazione, cosa che normalmente magari il sindaco piuttosto che l'assessore o il dirigente non fa, no? E, mi batto molto sul territorio per il concetto di periferia, fondamentalmente. Io ieri ho detto una cosa per me fondamentale durante la mia presentazione, che Taranto è tutta una periferia, proprio perché ci limitiamo sempre a disconoscere determinati quartieri e quindi individuare delle problematiche che sono per noi problematiche che magari veniamo dal centro della città piuttosto che dalla provincia. E si rischia di giudicare qualsiasi soluzione presente nel quartiere tra virgolette periferico come ritardataria rispetto a quella già esistente nel centro della città. In realtà questo è paradossale per me, parlare appunto di Taranto in questo modo. Quindi quando appunto diciamo dell'analisi delle risorse di questo quartiere, dobbiamo veramente valutarle il più possibile in maniera oggettiva. Cioè, queste sono le risorse che non sono meno o più rispetto al centro che noi siamo abituati a considerare in questa città. E da questo punto di vista che c'è stato il giudizio nella progettazione ed è sicuramente un deficit colossale nell'ambito della progettazione. Tutto qua. Collegandomi a quello che diceva Valentina, giustamente, quando abbiamo fatto la simulata della progettazione, a me è venuto spontaneo metterci dentro quello che è la mia esperienza all'interno del territorio. Quindi conosco quello che c'è qui e non è vero, cioè, che i cittadini... Sì, però l'esempio... Sì, noi quando abbiamo lavorato qui, che abbiamo gestito la ludoteca, quando è finita i genitori hanno visto comunque dei risultati e si sono mossi. Il problema poi è stato false promesse da parte delle istituzioni, perché in sede elettorale hanno detto sì, non chiuderà e poi vabbè, siamo qui che non stiamo lavorando, che la ludoteca è anche chiusa. Quindi per me, ritornando alla progettazione, è venuto spontaneo mettere ciò che è di mio. La cosa che ho notato proprio all'interno del gruppo è che chi veniva da fuori e non conosce la situazione ha messo proprio l'accento ancora di più a quello che sono le negatività. Tipo, si diceva, i papà che lasciano i bambini per strada. Sì, bene, ma ci sono anche tanti papà che invece i bambini li seguono. Le mamme che non lavorano, no, ci sono tante donne, mamme qui che lavorano e anche tanto, sia per i propri figli che per la comunità intera. E un'altra cosa che ci è mancata, proprio credo, almeno per quello che mi riguarda, è quello che volevamo. Cioè, io sono arrivata a dover presentare il progetto al sindaco, ma io in prima persona, nella mia testa, non sapevo che cosa volevo dal sindaco. Volevo gli spazi, volevo i soldi, volevo semplicemente proporlo per avere il patrocinio gratuito. Non lo sapevamo, siamo andati senza sapere quello che volevamo dal sindaco. No, avevamo gli obiettivi del progetto, ma non avevamo l'obiettivo, andiamo dal sindaco e chiediamo questo. Io credo che siamo arrivati lì senza saperlo.
Sì, sicuramente la cosa tempo, ma anche è di peso anche un po' da quello che è stato noi quello che volevamo fare, cioè non. Sì, infatti. Tempo, non conoscendosi, metti in campo quello che c'è, butti fuori anche per poter poi setacciare, ma non c'è stato il tempo. Devi democraticamente cedere il posto, no, la parola all'altro, cercarlo di capire, proprio di ascoltare, no? Non si può. Infatti, quando si è alzata, lei ha detto basta. Io ho detto scusa, ma cosa devi chiedere? No? Io te l'ho detto, scusa, ma cosa devi chiedere? Perché per deformazione professionale lo so che uno quando viene dice vabbè, ma che vuole questo? Cioè, no? Anche, no, anche per soddisfarlo, non per metterlo, no? È chiaro, vuoi metterti nelle condizioni di soddisfarlo, di apparire anche efficiente, efficace. E ho detto, scusa, ma cosa devi chiedere? Cosa vuoi? Gli ho detto, vuoi il patrocinio gratuito? Visto che soldi non ce ne sono di solito. Cosa vuoi? No, dice, soldi, ma e per cosa? E poi lei dice, vai. Cioè, alla fine ho detto, vai. Non so. È chiaro che poi dalla simulata ne esce fuori quello, però non c'è il tempo proprio. È come quando uno deve essere interrogata, si butta, se no, se non vai è peggio. Mi spiego? Non si è avuto proprio il tempo di valorizzare le risorse interne, non c'era. Io sono arrivata in ritardo e a mia insaputa sono diventata una cittadina, perché non avevo capito qual era il gioco che si stava giocando. Però una cosa che, diciamo, la sollecitazione che ho avuto rispetto poi a quello che ho cercato di capire è che comunque nasce da come noi siamo stati abituati. Purtroppo una cosa differente che voi state facendo è quello di evitare di farci concentrare sulle linee di finanziamento, perché nella progettazione sociale noi siamo abituati invece a rincorrere i bandi, cioè ci insegnano quando andiamo a fare un corso, prima conoscete il territorio, non fate una ricerca sul territorio, però poi purtroppo, perché il bando non si deve inseguire, perché se noi conosciamo veramente il territorio riusciamo anche a sapere qual è il nostro obiettivo, a metterci insieme e a fare la negoziazione che secondo me è mancata nel loro lavoro di gruppo, è proprio mancata quella. Magari era anche utile, sarebbe stato utile che una persona fra di voi, quella che stava prendendo appunti, magari dicesse ok, parliamo a turno, è mancato fra di voi questo ruolo, insomma, questa cosa. E invece mi coinvolge, no, questa vostra proposta, che nella matrice, cioè, state già dicendo cominciate a partire da quello che avete voi, no? Capitalizzate il vostro cofinanziamento, qual è il cofinanziamento che voi già state mettendo. E trovo assolutamente interessante, perché se non partiamo da questo, che tutta la progettazione sociale deve nascere di fatto da una conoscenza del territorio e secondo me anche delle tecniche forse che dobbiamo imparare ad utilizzare per riuscire a coinvolgere poi gli abitanti del territorio, no? Perché ieri pure con Tonio dicevamo è inutile che un'associazione esterna venga qua e pulisca la piazza se non lo fa in un modo che coinvolge insieme ai cittadini, se non lo fa in un modo che deve essere anche di lunga durata, probabilmente non basta che viene una volta giusta la piazza e poi. E allora io credo che ci manchi questo, proprio dal punto di vista pure culturale, perché fino adesso siamo stati abituati a pensare o a tutti i finanziamenti che abbiamo perso, sempre a questa cosa, no? Oddio, quanti finanziamenti il Meridione non riesce a prenderli, quindi abbiamo quasi l'ansia di rincorrere il finanziamento e sui territori invece non si fa quel lavoro di conoscenza del territorio, delle risorse, delle cose che può mettere in campo e secondo me anche di quelle tecniche che dobbiamo apprendere per avere i compagni di viaggio. Io ad esempio a Grottaglie, in questo momento dove lavoro, una cosa che mi interroga e che mi mette in discussione è come fare ad avvicinare il gruppo dei rumeni, che è diventato numeroso, che sta in qualche modo abitando il centro storico e che è assolutamente impermeabile a qualsiasi tipo di
di contatto, no? E, perché noi possiamo progettare qualsiasi servizio per loro, ma se appunto viene imposto dall'alto, poi loro non risponderanno mai. Per cui abbiamo bisogno di una inversione culturale, secondo me, di animatori di strada e di conoscitori di strada. Niente, voglio, cioè, tutt'altra cosa, se posso dire, una mia esperienza personale che è al di fuori dal livello cittadino e tutto il resto. Stavo parlando di non raggiungere gli obiettivi, ma raggiungere i finanziamenti, no? Abituarsi in quei modi. Come mia esperienza, ho vissuto un anno in un parco che è fuori dal discorso cittadino, ho detto. E niente, io con la mia famiglia ero custode di questo parco, percepivo poco economicamente e quindi stando lì, il vicino di casa era a 5 chilometri, il primo vicino di casa, stavamo isolati con la natura, belli, come fare a raggiungere queste cose qui? Chi ci ha ospitati come custodi di quella casa stavano aspettando i progetti, i soldi dei progetti che dovevano fare di quel parco, però noi nel frattempo seguivamo il parco com'era, la gente che veniva, e io man mano con la compagna abbiamo visto quali erano i percorsi, individuati quali erano le cose che del parco belli, ripristinando niente, l'unica cosa è che facendo la proposta non al sindaco ma a chi doveva prendere i finanziamenti. Perché prima di finanziamenti ampliamo questo parco, facciamo questa gente che viene, lo ospitiamo, facciamo comunicare, no? Far coinvolgerle a quel progetto lì, poi man mano se arrivano i soldi bene, nel frattempo ha fatto sviluppare questo parco. E alla fine io me ne sono andato che non erano tutte queste possibilità che dovevano verificarsi, perché i soldi ai progetti non sono mai arrivati, il parco sta ancora lì, la casa sta ancora lì abbandonata, quindi per far capire che l'importante della situazione del progetto in cui sono venuti dal sindaco è il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini, la cosa importante, perché se si va in un luogo dove noi come, io non sono un operatore sociale, sono un cittadino, rispetto molto gli operatori sociali, il lavoro, chi fa il lavoro, chi lo fa il lavoro come operatore sociale. E l'approccio che ho avuto come sindaco, diciamo, è che non si è avuto una figura, cioè un progetto serio in cui c'era da, con il coinvolgimento. No, io sto parlando il sindaco io. Non c'era un progetto serio. Lei. Sì. Quel sindaco. Lei dice, io non ho sentito come sindaco. Come ha detto la signora, non mi ricordo il nome, che prima di andare dal sindaco si presenta un progetto e quindi lui valuta quando va all'incontro. Però ci sono sempre. Che se vado a chiedere una struttura ci deve essere un bando di concorso, non è che è data così il sindaco, ci deve un bando di concorso e quindi devi rientrare in quel bando di concorso, c'è lo sciacallaggio poi di quelle cose. Ma prima di arrivare il sindaco si va a lavorare, cioè quella struttura che abbiamo visto lì ieri, a casa lì, il giardino, gli scantinati ricavati, quei locali lì, tutto frutto della gente che si è unita, che voleva un giardino. E quella proposta lì era, che diceva ieri il signore Aldino, che diceva che vengono da tutti gli altri dei posti del quartiere, perché c'è un'autogestione, la parola autogestione è importante per quanto riguarda la comunità in cui deve vivere, no? E hanno fatto alcuni cittadini di altri posti del quartiere vogliono fare un modello simile a come sta lì al giardino lì dove siamo stati ieri, cioè creano un modello simile, che l'aggregazione vale, l'unità l'unione della gente vale, perché
la maggior parte delle famiglie, delle donne, delle mamme, mia madre sta chiusa dentro casa, non esce, ad Urso la Tetengaba, cioè quel tipo di cultura subiscono, la Barbara d'Urso. Cioè l'icona dell'Italia che non ha cultura, così la vedo io. Ah, la Barbara d'Urso. Quella di Canale 5 che fa il pomeriggio, chiude la gente nel circuito della televisione. Non avete capito cosa volevo? Ah. Niente, quella gente lì, se la partecipazione di quella gente nel progetto che un'associazione fa e viene coinvolta, che sta in mezzo al progetto, in mezzo alle cose da fare, è la grossa vittoria, è quella. I finanziamenti sociali arrivano. Certo, io quello che volevo dire, secondo me, sto cercando di capire anche rispetto al percorso che stiamo facendo insieme. Ovviamente, partendo dal presupposto che la simulazione, questo gioco che abbiamo fatto insieme è chiaramente, ha un'utilità perché ci aiuta a far discutere, a confrontarci, quindi non è certamente un qualcosa, cioè la realtà è diversa da quella che è qua, cioè quindi in questo senso noi diventa uno stimolo per pensare, per riflettere insieme. Quello che è un punto su cui stavo cercando di capire un po' da questa discussione qual è un po' una questione su cui soffermarsi in particolar modo, no? Allora mi dicevo che forse quello che diventa importante condividere che la competenza principale di chi fa progettazione nel sociale è una competenza metodologica, cioè è un po' il metodo che si persegue che diventa importante, no? C'era questo filosofo, questo psicologo, cioè questo Edgar Morin, che appunto lui sostiene che ma tutta la scuola dell'ecosistema, della teoria della complessità, comunque in un certo senso dove come noi lavoriamo costruisce il nostro modo di pensare, il come noi mettiamo in campo dei processi, questo aiuta ad avere dei risultati, ad attivare. Si potrebbe quasi dire che che a maggior ragione in un momento storico di grande confusione, disorientamento, contrapposizione, più di un tempo diventa cruciale per chi lavora nel sociale questo affinare il metodo. Il metodo che cos'è? È il come si vuole costruire qualcosa, il come si vuole, non il cosa, ma il come si vuole, il processo che si vuole attivare. D'altra parte il pensare è il come noi pensiamo è il pensiero poi che riusciamo in questo senso a costruire, no? Si potrebbe dire che il soffermarsi quindi a questa dimensione del processo diventa poi la carta vincente per la progettazione. Allora, se noi in qualche modo andiamo a vedere, e quindi tutti i suggerimenti che vi stiamo dando a partire da ieri, sono tutti suggerimenti che vogliono essere di ordine metodologico, cioè primo punto guardate le risorse, secondo punto guardate, cioè sono tutti degli orientamenti metodologici che non entrano dentro i contenuti valoriali di cosa fare, ma come fare, cioè come arrivare. E questo diventa importante perché molte volte, come richiamava Roberto ieri mattina, si ha un po' l'idea che chi lavora nel sociale debba improvvisare. In realtà
quello che stiamo vedendo è che diciamo, la progettazione sociale ha delle indicazioni metodologiche. E quindi in un certo senso questa questione del vedere le risorse, distinguere le risorse che non sono tutte uguali, che ci sono delle risorse soggettive, che ci sono risorse, cioè quella la tipologia che abbiamo individuato, che abbiamo detto che diventa importante non rimanere sulle proprie convinzioni ma andare a vedere direttamente il territorio. Alcuni dicevano che per quanto magari da molto tempo che lavora qui a questo quartiere non era mai andata a farsi una passeggiata, e quindi su che cosa si è lavorato? Sulle proprie precomprensioni, sui propri pregiudizi, e quindi e questo diciamo non è che fa bene alla progettazione sociale, no? Quindi il fatto di, guardate che bisogna andare nei luoghi dove si vuole, questo fa parte della pedagogia, diciamo del lavoro dell'animazione di strada, dell'esserci nei luoghi, l'essere presenti nei luoghi e vedere con i propri occhi, che dà la possibilità in questo senso, e vedere, come diceva appunto Roberto, non solo vedere con i propri occhi ma vedere con gli occhi degli abitanti, che è una cosa ancora diversa dal come li vedo io. Oggi facciamo un altro passaggio in più. Qualcuno ha detto, in realtà la negoziazione non c'è stata. Cioè nel senso che è vero che non c'è stata negoziazione, no? Perché negoziazione sui problemi, cioè nel senso che c'è stato in un certo senso un elenco di problemi, di mappa di problemi, molto disparati, cioè molto diversi l'uno dall'altro, e poi dopo, se voi andate a vedere anche il fatto che non ci sia stato la negoziazione sui problemi, ha fatto sì che ha avuto come esito due cose. Uno, che si sono pensate iniziative più disparate l'una dall'altra, perché non è stato definito la priorità del problema. Si vuole lavorare con sono i bambini, si vuole lavorare sul cittadino insieme, si vuole lavorare, voglio dire, sugli adulti. È già questo, quindi definiamo, ma vogliamo lavorare sui problemi dei bambini, sui problemi degli adolescenti, sui problemi degli adulti, sui problemi di tutti i cittadini, e vedete che già questo implica la negoziazione sul problema vuol dire ma di quali problemi vogliamo occuparcene. E già questo è una prima questione. Invece noi siamo immediatamente slittati sulle cose da fare. Abbiamo visualizzato il problema, facciamo quello, facciamo l'altro, ma poi dopo è stato sul fare, ma però a random, cioè a cosa tocco, tocco, cioè cosa si può. Però effettivamente, non essendoci stata a monte una negoziazione sul problema, le azioni sono tutte belle. Chi è che non può dire che non alle collanine, sì, alle pulizie, oppure no, alle pulizie del vento. Cioè, sono tutte interessanti. Ma il problema è che, voglio dire, che in questo modo poi quando si va a presentare qualcun altro progetto le si presenta tutte uguali, e uno dice, vabbè, che volete, decidete voi, fate voi, no? Quindi il primo punto cruciale è negoziare. Che cosa vuol dire? Negoziare vuol dire, prima di tutto, evidenziare sui problemi, su che cosa uno è interessato o ritiene più opportuno lavorare. Cioè, vogliamo lavorare sui problemi dei bambini, vogliamo lavorare sui problemi degli adulti, vogliamo lavorare sui problemi degli adolescenti, vogliamo lavorare sui problemi, diciamo, della cittadinanza intera. Per esempio, abbellire un giardino abbellire un giardino può essere una risposta a tutti i cittadini, perché nel giardino ci si può andare a sedere a chiacchierare, quindi ci possono andare degli anziani, degli adulti, ci possono andare dei bambini a giocare, degli adolescenti, cioè altro è facciamo un laboratorio di teatrale, magari a quel punto possiamo fare, dobbiamo dire, un laboratorio teatrale per i bambini, quindi la prima questione è la negoziazione sul problema. Di quali problemi in riferimento alla popolazione target? Quindi la negoziazione presuppone prima di tutto dire
Ma noi di chi vogliamo occuparci? Cioè, questi problemi si riferiscono a delle persone, no? Il non giocare a pallone può essere del bambino o dell'adolescente, il non avere degli spazi di incontro può essere di tutto. Quindi la prima questione della negoziazione è mettere proprio, visualizzare, distendere, esplicitare le diverse, diciamo, tipologie di problemi, i diversi tipologie di problemi, quindi problemi dei bambini, problemi degli adulti, problemi delle donne, problemi delle mamme, cioè, e quindi prima questo, negoziare vuol dire prima di tutto decostruire ciò che immediatamente va a massa, cioè va sull'azione. Quindi prima regola della negoziazione. La negoziazione parte attraverso un processo di decostruzione. Cioè, cosa vuol dire decostruzione? Il problema del giardino di chi è e perché è un problema? E per chi è un problema? Perché abbiamo potuto vedere ieri, io faccio l'esempio dei cani, dove per voi i cani non costituiscono un problema, ma per me costituisce un problema. Perché io non sono abituato a avere una tutte queste... No? Ok, no, ma dico, ma per dire, no? Allora, dire il problema, quindi la prima questione per negoziare sui problemi vanno decostruiti. Decostruire, che cos'è? Cosa vuol dire decostruire? La decostruzione è un processo di separazione, di scomposizione, di evidenziazione. E quindi il problema dei cani è un problema per chi? Perché è un problema? No? Per chi è un problema? Perché è un problema? Cosa ne penso io di quel problema? Gli altri cosa pensano di quel problema? Quindi dobbiamo, in questo senso, andare a decostruire le visioni stereotipate che noi abbiamo su quel problema. Perché se non si fa quello non si negozia, no? È come si potrebbe dire che la negoziazione, in quanto processo di decostruzione, è un amplificare il problema. È un'azione conflittuale, diciamo, non da poco, perché poi significa quindi entrare nelle diverse visioni, nelle diverse, in qualche modo, cose. Sì. Quindi diciamo, il primo passaggio della negoziazione è questa azione di decostruzione, di scomposizione. Per chi, per cosa, perché, cioè tutta questa roba qua. Dopo il primo passaggio di decostruzione, il secondo passaggio che noi abbiamo è: ma su quel problema lì che ipotesi noi facciamo per poterlo affrontare? Per esempio, il problema dei cani. Innanzitutto, perché in questo territorio i cani sono parte del paesaggio? Che significato hanno questi cani? Ma che cosa vuol dire questi? Cioè, entrare in un certo secondo passaggio è una, noi diciamo, in termini, quali sono le ipotesi che noi facciamo su quel problema lì? Cioè, quel problema, e quindi per esempio si diceva, ma effettivamente alcuni dicevano di questo cane, la gente se ne prende cura, no? Quindi c'è un'espressione di cura, c'è una... che quindi questo valore della cura possiamo utilizzarlo in termini processuali. Quindi, decostruire il primo passaggio, fare delle ipotesi, cioè dire ma noi che idea abbiamo poi come gruppo, che idea ci facciamo su quel problema lì. Quindi ecco, vediamo che decostruiamo, iniziamo a focalizzare, cioè a questo punto in sintesi per noi che idea abbiamo di questo problema qua, come gruppo, non come singoli, perché come singoli... Ma, diciamo, quindi decostruiamo, proviamo a definire, a costruire una visione condivisa. Terzo passaggio, su questo problema noi che tipo di risorse possiamo mettere in campo?
Quindi primo passaggio decostruzione, secondo passaggio ipotesi di comprensione su questo senso del problema, terzo passaggio che risorse possiamo mettere in campo, quinto passaggio decidiamo se lo quarto passaggio decidiamo se lo vogliamo affrontare oppure no, perché poi magari possiamo arrivare a dirci che su quel problema lì non abbiamo le risorse per poterlo affrontare o non abbiamo ancora delle conoscenze sufficientemente approfondite per poterlo affrontare. Quindi la negoziazione è un processo che va accompagnato, non è che diciamo non si negozia dicendo va bene, mettiamoci intorno a un tavolo e ognuno dice quel che pensa. Negoziare vuol dire proprio è un processo che parte appunto dal decostruire le visioni, dal convergere, dalla mappatura delle risorse e dal poi decidere. Noi possiamo a un certo punto decidere che su quel problema non ci possiamo lavorare. Per quanto per noi è un problema cruciale, però vedete come questa dimensione del come, cioè della processualità è importante, perché se noi non apprendiamo un metodo, abbiamo visto come nelle simulazioni qua immediatamente, cioè, si fa un elenco di problemi, a questo elenco ne segue un elenco di cose da fare e poi dopo tutti vanno via dicendo vabbè, poi che cosa dobbiamo effettivamente fare non lo sappiamo. Oppure l'altro esito che ne viene fuori in alcuni momenti, che poi ognuno fa un pezzo, uno un pezzo una cosa, un pezzo l'altro, ma poi non si capisce poi come stanno insieme. Tanto glielo passo da questo punto. Appunto, le cose che venivano dette adesso sono molto importanti e molto complesse, nel senso che appunto sono complesse perché noi esseri umani, pensanti, esseri sociali, culturali, siamo appunto dei soggetti molto complessi. Quindi mi sembra che il valore di queste esercitazioni che abbiamo fatto stamattina sia proprio quello di riuscire a vedere un po' come funzionano anche le nostre menti quando si mettono in un gruppo e quando incontrano appunto altre menti che hanno altre rappresentazioni delle cose, altri valori, altre scale di valori, altre sensibilità. Io appunto tutte le volte che si lavora in una dimensione di gruppo è molto interessante vedere appunto anche la difficoltà di riuscire a produrre insieme e di non giustapporci, perché poi un po' l'esito di questa veloce sperimentazione, di questa veloce esercitazione è stata che appunto poi alla fine per accontentare un po' tutti si è creata una proposta che ha messo insieme tutte le proposte che ciascuno faceva, no? In un'idea appunto di negoziazione per giustapposizione. Alla fine non si è negoziato, si sono giustapposte le varie proposte in modo che tutti si sentissero inclusi. Sì, appunto perché si è subito andati, come diceva Francesco adesso, sul fare, sull'azione, e sul decidere che azione fare. E questo è un errore, diciamo, classico che facciamo tutti, nel senso che il sostare sulla fase di negoziazione, ossia il riuscire a dirci un po' che cosa per noi è un problema e perché è un problema, le cose che abbiamo visto nella discesa sul campo ieri, che cosa ci hanno sollecitato, che cosa ci ha detto la gente che per loro è un problema, cioè
la fase della costruzione del problema è una fase molto complessa, perché è come se dovessimo in qualche modo nella nostra psiche fare spazio a tante voci, che sono le voci delle persone che abbiamo ascoltato ieri, le voci dei nostri colleghi, la nostra voce, che non è anche spesso una voce unica, ma appunto è una voce spesso che fa parlare i bambini, le mamme, i papà. Quindi, e quindi di fronte a questa polifonia interna che è molto difficile da ospitare in modo che produca poi una musica e non tante voci che vanno ognuna per la sua strada, alla fine si decide subito che cosa fare, e che è un modo di scaricare poi l'ansia, no? del suo stare in questa complessità, in questa polifonia di voci. E quindi si decide un po' che azione mettere in campo in modo da, appunto, come dicevo, scaricare l'ansia. E mi sembra importante appunto l'esercitazione, perché fa vedere appunto la nostra difficoltà poi di riuscire a produrre insieme, a co-costruire, come viene detto, no? A fare una costruzione che sia riconosciuta come utile e nella quale tutti si possono almeno un po' riconoscere, ecco, perché... E mi sembra importante anche la funzione degli osservatori, nel senso che la funzione di chi osserva è una funzione che nell'esercitazione è stata incarnata da delle persone altre, ma appunto quando uno va in un gruppo, mi sembra importante che questa funzione di auto-osservarsi e di auto-osservare come stiamo appunto lavorando come gruppo, sia una funzione che ciascuno deve un po' incorporare dentro di sé, perché appunto proprio non è facile produrre insieme. E quindi questa funzione di osservazione deve diventare una funzione di auto-osservazione. E, appunto, volevo anche dire... che una cosa che mi aveva appunto colpito, cioè anche pensando un po' all'obiettivo ultimo di questi percorsi, che sono quelli della rigenerazione urbana, no? Mi sembrava, adesso non so se riesco a dirlo in modo chiaro, ma mi sembrava importante forse la fase cruciale, che è stata quella della ricognizione ieri, no? Appunto, nel senso che siamo scesi sul campo e abbiamo ascoltato le voci delle persone. Il discorso della rigenerazione in qualche modo sottende che il quartiere sia un tessuto sociale, no? una trama di un tessuto, si dice anche, non tessuto sociale. E mi sembra che nella medicina, appunto, quando si interviene su un tessuto dell'organismo umano, si cerca di prendere le stesse cellule di quel tessuto in modo che possa autoriprodursi. E spesso c'è il rischio del rigetto se le cellule non sono compatibili con quel tessuto, no? E quindi mi sembra molto importante questa fase che abbiamo fatto ieri dell'ascoltare le persone, quelli che sono i desideri delle persone che abitano questo territorio, perché è con quei desideri che dobbiamo provare a lavorare e a costruire appunto questa rigenerazione urbana. Perché se siamo noi con le nostre rappresentazioni, convinzioni, che andiamo sul... appunto nel quartiere un po' lancia in resta dicendo dobbiamo fare questo perché questo è il problema, alla fine rischiamo di venire espulsi e rigettati dal tessuto. E quindi mi sembrava appunto molto importante i video anche che sono stati fatti ieri, perché in qualche modo hanno dato voce proprio alle persone che abitano questo territorio, che appunto, come veniva detto prima, sono persone che non sono portatori soltanto di problemi, ma sono portatori di desideri, di speranze e di possibilità. E quindi la possibilità di lavorare appunto per una possibile rigenerazione di questo quartiere appunto deve partire da quelle che sono le loro... i loro desideri, insomma.
L'ho detto in modo confuso, ma... Bene, allora direi a questo punto di fermarci qua, ci vediamo alle 2, vi chiediamo di essere precisi. Che ora sono? 2:15, di essere precisi alle 2:15. Arrivederci. No. Siete tutti oggi pomeriggio? No. Sei in un gruppo o sei nell'altro? Ce n'è un'altra qua? Qui. Prego, prego. Allora, un gruppo lì giù, oppure un gruppo fuori, va, un gruppo, così non vi disturbate. Allora non ho cambiato, perché forse dobbiamo passare dai problemi agli obiettivi. Dai problemi agli obiettivi. Guarda, perché volevo un attimo... No, no, ma facciamo questo, no? Salto al passato. Allora, sostanzialmente, voi adesso dovreste decidere su quale problema, direi che voi poteste lavorare sul problema dell'utilizzo dello spazio verde da parte dei bambini, in particolar modo quel campo lì. Quelli con i cani fuori. Allora, quindi il problema su cui voi dovete lavorare è il problema utilizzo, riqualificazione dello spazio verde qui del quartiere, un riutilizzo destinato ai bambini delle scuole elementari, delle scuole medie. Quindi, ecco, voi dovete, a partire dal problema di riqualificare questo spazio verde, quali obiettivi voi potreste porvi rispetto a questo processo di riqualificazione? Sì. Quindi quali obiettivi può avere un'azione di riqualificazione? E quinta, obiettivi e azioni. Quindi individuate sia quali obiettivi e quali azioni voi vi immaginate per raggiungere quegli obiettivi. Quindi il problema è la riqualificazione dello spazio verde destinato a bambini delle scuole elementari, delle scuole medie. Dovete individuare quali azioni, per quali obiettivi, cioè quale processo voi metteste in campo per riqualificare. Lo scrive lei. Allora, invece voi... dovete, rispetto al problema da la costruzione, il problema del coinvolgimento di un gruppo di mamme per attivare dei laboratori di creatività all'interno del quartiere qua. Voi dovete individuare quali azioni mettete in campo per attivare questo laboratorio di creatività rivolto a i bambini delle scuole medie, scuole elementari, e quali obiettivi vi proponete. Quindi sulle mamme. Il progetto è le mamme, le mamme devono poi a loro volta gestire i laboratori. Bravo. Quindi dobbiamo capire che cosa proporre e come proporre. Noi vogliamo proporre dei laboratori creativi. Il problema è che questi laboratori dovranno essere gestiti dalle mamme, quindi l'azione vostra è rivolta alle mamme. Come coinvolgere le mamme, come progettare il laboratorio. Noi vogliamo fare un laboratorio rivolto ai bambini e ai bambini a scuola elementare di laboratorio creativo.
con quel campo, attraverso quel campo e quindi le azioni da... giusto? Riqualificare il campo, che è destinato ai lavori elementari. Quindi capire come fare. Il campo a parte che abbiamo visto con Caterina ieri, quel campo... quello di abbandonato, dove c'era il recinto per i cani. Sì. Quindi decostruiamo. La decostruzione è un pezzo. Vai. La negoziazione è fatta dalla decostruzione. No, mi sono perso il salimento, non c'è. C'è davanti. No, arranco di più voi, quindi magari se recuperiamo delle... C'è un riepilogo di ieri, più che altro. Sì, dobbiamo decostruire, fare delle ipotesi per affrontare. Decostruire? Decostruire. Negoziare. Fare delle ipotesi. Come decostruire? Ah, decostruire vuol dire negoziare. La negoziazione. Sì, la negoziazione. E poi dopo fare delle ipotesi per affrontare questo problema. E vedere le risorse. E le risorse che abbiamo tra di noi da mettere in campo, risorse esterne. Allora, cioè abbiamo ad esempio, lui ha detto oggi negoziare, si parte da un percorso di decostruzione. Il problema del giardino, decostruire vuol dire scomposizione, separazione. Allora, il giardino, perché stanno i cani? È un problema? Per me è un problema, quindi rispondere a queste domande. Se noi dobbiamo riqualificare quel campo, la presenza dei cani sicuramente è un problema in questo momento. Quindi il primo passaggio è, ma se noi dobbiamo riqualificare il campo e restituirlo al suo scopo, che deve essere quello di far fare l'allenamento e le partite, i cani che stanno in quel recinto vanno tolti, magari gli va trovata un'altra collocazione. In quel senso lì non credo che sopprime. Quindi devo anche capire, focalizzare l'obiettivo. Capire di chi sono, secondo me, io meno. Una sensibilizzazione sul quartiere che avrei le persone che abitano in quel vicino al campo, quindi farei una riunione con loro per capire, spiegando loro il progetto, la nostra idea, che è quella di ricostruire questo campo per cui dare la possibilità ai bambini di giocare. Quindi io partirei comunque dalla collaborazione dei genitori di questa zona. Quindi farei prima una campagna di sensibilizzazione fra i genitori. Cioè inviterei i genitori a fare una riunione sul quartiere, inviterei i genitori a dire c'è questo campo. Abbiamo pensato, per questo permette di coinvolgere i genitori, altrimenti, come diceva ieri il professore, ti ritrovi poi che non partecipa, quello che diceva anche solo Luigina, che poi non partecipa. Quindi partiamo da questo. E io li farei diventare proprio parte attiva, cioè cosa potete fare, cosa date, nel senso chi sa pulire, per esempio, partendo proprio dalla pulizia del campo. Le azioni, le attività che vogliamo fare, però se noi dobbiamo avere l'agibilità di quel campo, cioè è importante anche che capiamo chi è il proprietario. Bravissimo. Dei cani, noi in modo che gli si dica, senti, sì, questo spazio, perché accetti di spostarti. A me non mi piace l'idea che si dà sempre un'accezione positiva, lì in qualche modo c'è una gestione del potere, perché già quel campo poteva essere utilizzato dai bambini invece per andare a giocare di a pallone, di fatto è occupato. Quindi chiameri e normalmente non occupa il suolo del villaggio, però occupa chi sta gestendo una dinamica di potere con il resto del quartiere. Certo. Invece magari bisogna andare a chiamarlo e dire guarda, vogliamo restituire questo spazio alla collettività, destinarlo alle attività dei bambini, della scuola elementare, delle medie, per favore dobbiamo individuare un altro luogo dove tu puoi, perché di fatto qua sta allevando dei cani, non so da quello che ho capito. Ieri molti dicevano... Non ho visto cuccioli. Come hai detto, non hai parlato un po'. Sì. Avere un cane con una dimensione. Perché ad esempio il cane più o meno cosa ha la festa? È inutile che sia un cane, no? No. Se uno cresce il cane. No, mica così gli dà affetto. È una forma di contiene, in un ambito, in un ottavale, in un vaso di esco originale. Io ce l'ho tutto. Passaggio, perché è un problema, decodifichiamolo, questo è un problema, lì quel campo è occupato, dobbiamo trovare il proprietario.
proprietario dei cani e fargli accettare di spostare i cani da lì a un altro posto. Per fargli accettare questa cosa, siccome abbiamo visto che c'è quell'altra c'è quell'altra struttura che avevate detto che era comunale, che è chiusa, dove adesso ci sono degli altri cani, magari gli si deve andare a dire, se c'è un altro che è padrone di quella struttura, magari dobbiamo andare a incontrarli e dire, ma perché non facciamo una struttura collettiva qua, no? Magari separiamo i cuccioli dagli altri cani, no? Io pensavo questo. Però lui ti può rispondere, questo è il campo suo, quindi non è il campo suo, perché lui lo sa, anche perché noi gli stiamo offrendo una possibilità, un'alternativa, no? Noi abbiamo detto prendi cani e vattene. Stiamo dicendo, siccome in questo territorio ci sono altri luoghi che vengono utilizzati per la custodia dei cani, abbiamo visto, e lì in quell'altro, in quell'altra struttura comunale dove c'era prima l'anagrafe, che è completamente circondata, si può andare a capire chi è che tiene quell'altro cane e magari dividere gli spazi, farlo diventare un piccolo canile di quartiere veramente, no? Però separando quello che pensavo, cercare. Scusa, non lo sento proprio. Sì, però ricordiamo dal microfono. Abbiamo giocato la scusa. In pratica esce addirittura un'altra proposta, quella di un canile. Siccome dobbiamo spostare i cani a quello che tiene i cani là dentro, gli dobbiamo. L'unione dei due spazi che contengono i cani, in sostanza, spostiamo uno da una parte dell'altro. Poi ha a che fare con due pezzi di quartiere, di persone che ti dicono ma sto pezzo è mio. Sì, infatti non è facile. Infatti non è facile. Cioè, stiamo entrando in questa complessità. In questa dinamica, in dei problemi. La cosiddetta negoziazione non è di questo ci crea un problema che potrebbe già fallire all'inizio. E se invece con questa persona che ha questi cani facessimo proprio un lavoro al contrario, cioè nel senso dire guarda, tu, questi cani sono in questo campo, tu ci aiuti a fare anche un lavoro con i bambini. Invece di pensare di togliere i cani, non possiamo lavorare con i cani in quel posto e fare un progetto con i bambini? No, perché tu devi tener conto che tanti bambini hanno paura anche dei cani. E no, devi fare un lavoro con i bambini. E vabbè, questa cosa la puoi fare. Però non sono addestrati questi cani. Attenzione, lui non ha nessuna competenza, salvo il fatto che dà da mangiare, forse rispettano lui, non gli mordono una mano. Attenzione, tra l'altro, ok. Che non so, tra l'altro, non è il barboncino, sono cani. Ovviamente sono cani completamente, lui non ti dirà di no. Ti dirà di no. No, io pensavo un'altra alternativa, potrebbe funzionare che, perché so che il rischio è reale, quello che Angela e Angelo dicevano adesso, il rischio è molto forte, che dice no, cioè, ci serve questo? No, sto ben qua. Allora, invece, se c'è di vaso, c'ha dei figli questa persona, se no ti dice, padre, guarda, i tuoi figli e altri figli, mi piacerebbe molto comodo questo spazio, troviamo chiaramente una soluzione, andiamo lì, diceva Angela, la cosa più banale, andare là, senti, sloggia, impattiamo su un muro, altro muro, e quindi ci arriviamo, come dire, per vie traverse, attraverso il fatto del cuore, già, anche i tuoi figli però, no, sta cosa, insomma, dai, no, fallo, non dico per gli altri, perché è evidente che di fatto non lo fa, e quindi, ma magari proviamo ad arrivarci da quest'altra sponda, non so se può essere... Posso dire una cosa? Cioè, a lei aveva fatto un punto iniziale, quello dell'aggregare le famiglie. Ah. E quindi si parla, la professore parlava di coinvolgere le scuole. Quindi, subendo per forza le istituzioni a livello scolastico all'interno di questo contesto, perché già abbiamo la scuola che è a due passi da quel complesso lì, sono di 50 metri, va, ho fatto uno schemino che è facile, no? Il campo di calcio, Cioè, devono far rientrare le famiglie coinvolgendole a costruire un percorso insieme con la scuola, diciamo, Falcone, un punto strategico elementare. O la, come si chiama, la scuola Ungaretti, che è un altro punto strategico. E Ungaretti ha già, quindi, cioè, il museo grande ha attivato già... No, si prestano, sì, loro... Allora, facciamo un esempio che loro si prestano. Partendo anche dal fatto che lui ama gli educati, però facciamo finire.
Allora, il coinvolgimento delle famiglie all'interno delle schiave. Mettiamo che sono i bambini più grandi, che più sensibili alle cose e quelli che danno più manualità, attualmente sono le medie. Che i bambini piccoli li puoi giocare come vuoi, però con le medie già un dialogo c'è. Quindi coinvolgere a quella scuola Ungaretti, come un'assemblea che aveva detto lì, coinvolgere tutta la parte commerciale, perché là è un degrado totale che c'è la parte commerciale. Quindi mettere insieme la scuola che è le istituzioni, le famiglie che la comprendono con i figli, che sono anche i figli di quelle che stavo dicendo prima, che vanno a scuola. Quindi in queste riunioni coinvolge proprio le mamme con la firma, con il tale che c'è la riunione, mette la firma, c'è la riunione, no? I bambini. Cioè Antonio, ragionevolmente, facendo tutta questa cosa che avrà i suoi tempi, probabilmente arriviamo al risultato, che quella persona diventa forse disponibile, nel tempo si costruisce una cosa. Forse comincia a accettare di devi dargli, devi dargli anche a quelle persone dei cani l'alternativa. Un'alternativa che già dal coinvolgimento di alcuni che hanno dei locali di ampliare i loro locali, il bar lo ampli di più. Spiega, aspetta, scusatemi se come spiego. Sul mercato, il tabacchino, la macelleria. Vengono, diciamo, non che devono ripristinare noi, ma si attrezzino per ampliare. Noi siamo sul giardino, eh? Sì. Noi operiamo sul giardino. Quindi noi, il nostro intento è di far costruire giochi ludici, no? Ai bambini, di creatività, e quindi capire pure i giochi dei grandi, i giochi della femmina, i giochi dei bambini piccoli, cioè tutte quelle cose che rientrano. Sì. È un discorso che prima ci stava facendo. Cos'altro possiamo aggiungere? No, io volevo dire che secondo me altrimenti perdiamo come prima il fulcro e forse secondo me prima come stamattina? Sì. Ok. Secondo me dobbiamo andare piano, mettere dei punti. Nel senso, perché non seguiamo proprio la tabella? Perché altrimenti adesso potremmo stare a parlare anche secondo me per ora, sarebbero tutte come abbiamo visto oggi, sì, belle idee, però... Questa tabella? No, quella... No, la tabella risorse problema, soggetto, gruppo, contesto... Cioè, quindi partire anche un po' da noi e dire, ad esempio, a Carla conosce Leo Grande, quindi ha una conoscenza, Carla sa concimare la terra, cioè perché poi dalla... possiamo capire che cosa farne di quel campo. Come no? Scusate, posso solo chiedere sì, come ho detto che cosa dovreste fare? Gli obiettivi quali sono? Un attimo solo. Ma già, quali sono gli obiettivi? Allora, riqualificare quel campo che abbiamo visto ieri. Il primo campo, quando ci ha portato Tonio, in fondo c'era la città comunità, riqualificarlo e destinarlo ad un'attività di gioco per i bambini delle scuole elementari e medie. Per questo elementari e medie. Credo che sì, perché ha detto riqualificare. Vabbè, ora glielo chiediamo. Però se riqualifichi. Quanto è grande? Non ce l'ho presente. Campo da calcio. A11. Era un campo da calcio. Sì, ma pure pensare di fare uno più piccolo. Però ce l'abbiamo di fare altre cose. Se le nostre valentinari. All'interno del gruppo, perché il docente aveva espresso che noi dobbiamo lavorare sulle risorse che abbiamo all'interno del gruppo. All'interno di questo gruppo abbiamo un istruttore per giocare a calcio. Se tu fai un campo a calcio, poi non avere l'istruttore, ma puoi avere l'amico. Scusami Carla, ma non sono le risorse, non sono quelle presenti all'interno di questo prima gruppo. Prima si va per grado. Se no, se iniziamo a pensare che dobbiamo chiamare tutti gli esterni, brava, era questo. Si va per grado. Quindi prima il cerchio piccolo per il nostro, no? E poi dopo vediamo da noi cosa può partire, no? Come conoscenza. Bravo. Ok. Quindi. Per esempio, io lavoro da 12 anni in un garden center. Da dove? Sì, da 12 anni lavoro in un garden center, un magazziniere in realtà, per quello di sua servente. Quindi se si tratta di disboscare, riservare, piantare, far autoconcimare, è abbastanza operativa questa cosa. No, scrivo io la tabella. Sì.
Quindi questa cosa, ecco, penso che se sbagli un giardino, non di costruire una palazzina, venga utile. Ah. Ok? E quindi può essere utile. E tutto ciò che riguarda la terra. Tutto che è logistica del verde, tutta la parte tecnica di irrigazione e altro, bisogna strutturare poi per dare acqua, se si faccia nel campo con prato sintetico, che è chiaro. Cioè io sono professionista di questo. Okay, potremmo fare non questo. Sembra? No. No. Ok, visto. Io ripristino di cancellate, saldature, tutta la parte. Le cose buone. Quindi in realtà a me franca qui non serve a nulla. Cioè, no, assolutamente io invece scherzo. Servo perché io mi occupo di chiamare tutti i genitori perché ho una buona capacità di mediazione. Quindi per dire tu sapresti fare il recinto per chiudere questo, cioè come è stato fatto con quell'altro giardino, insomma, vicino al comitato. Sì. Vabbè, quello è stato fatto con i fondi della. Vabbè, del no, comune. Sì, però nel senso materialmente. No, vabbè, io sono carpentiere. Okay. Ah, benissimo. Sarà utilissima questa cosa. Il punto è che sulle recinzioni ho dei dubbi, cioè normalmente recinzioni no. Però non voglio entrare in fare pure delle altre. Sì, ma infatti sarà utile. Sì, tutto l'utilizzo che si può creare a livello artistico pure lo posso fare. Togno anche con il legno. Sì. Allora, come autocostruzione, normalmente partendo ormai dal famosissimo i pallet, no? Le pedane, ormai facciamo qualsiasi cosa. Ancora è facile perché si fa su Google immagini. Scarichi l'immagine di quello che ha fatto, te lo ricordi. Conosce il territorio. Okay. Sì, lui conosce il territorio, stesso campo, le vernici, terra a livello manualità, non professionalità. Terra non ce lo a livello manualità, non professionalità come la scuola. La recinzione non si fa. Qualcosa non fa passare in casa, ma si utile ci sono via. Vantaggi. Però normalmente un'operazione di questo tipo sarebbe proprio sconsigliabile. Proprio sconsigliabile fare la capisco in una città che c'è la senso disoccupati. No, è proprio che non ha senso fare la decisione. Tanto vogliamo sfondare, rubarti la panchina, lo fanno uguale. Allora tu non lo fai perché è proprio un'operazione di responsabilizzazione. Ci guarda, questa deve palazzi intorno, qua è tutto aperto. Non deve diventare un'ulteriore piazza di spaccio, quindi è evidente questo, però appunto, non hanno senso proprio le barriere. Non serve a niente. Anche a noi, scusa, togli il discorso di come sono. Il comitato lì è nato senza barriere. E poi l'avete messo in corso d'opera? In corso d'opera perché si sono reso necessari. Cioè, necessari perché anch'io sono contro le qualsiasi barriera. Siamo alla stessa parte. Appunto. Però là è necessario perché mantiene vive il posto e viene custodito. Dobbiamo lavorare maggiormente. Per adesso è così, qua devi lavorare per forza così, devi custodirlo. Una volta custodito. Vedi, questa è una cosa importante. Viene, diciamo, diverso. Io non sono contro le custodie, ma, però poi sono sempre la questione di crescita, come hai detto tu, di il primo step non è. Il primo step significa che molto probabilmente la divinità verrà recitata. All'inizio verrà recitata. Tipo contenitore culturale. Sì. Successivamente. Invece gli stessi soldi, lo stesso impegno, lo stesso lavoro, cosa faccio? Faccio una panchina, so già che la panchina sarà vandalizzata o proprio tolta e portata via nell'arco di tre notti, faccio una gara, mentre ha qualcosa di nuovo. Sono già pronta l'altra panchina e la vado a rimettere, quindi non è la recensione. Lo stesso impiego, gli stessi materiali, lo stesso lavoro dovrà fare Tonio, tre ore a settimana di tempo libero che ha e si dedica a questo progetto collettivo. Per me è più interessante, cioè, la rimetti 10 volte, sarà stanca a fruttare ogni volta qui questa panchina. Questa è un'altra idea di sviluppare. Così bambini non ce l'hanno, se li fai, se li dai coscienza di che cos'è il valore, là è il gioco, che va a rubare un altro. Se alla fine ma se la coscienza di un valore di una cosa non ce l'hai, va a giocarci su quella panchina, gioco si rompe. Quindi l'unica cosa è che quella panchina venga fatta non solo da Tonio, da Angelo, sarà bellissima, fatta dai bambini, da loro.
comunicazione con le famiglie, perché ho scritto non può quantificare per creare adesione al progetto, però rimane che noi fra le azioni che dobbiamo individuare dobbiamo trovare prima il modo di togliere i cani da là, altrimenti il campo non lo facciamo. Siccome è partito dai bambini la necessità, no, di questo spazio, dai bambini e dai figli dei funzionari, arrivare là. Forse dobbiamo raccogliere un po' di dati di questa persona. A livello di solidarietà, anche perché probabilmente gli stessi bambini chiamano i figli e vogliono, sono quelli che vogliono giocare a calcio. Dobbiamo offrire un'altra possibilità sul territorio. Io non la metterei da parte quella di valutare chi è che mette il cane nell'altra struttura, che è molto grande. Ah già, che risorse abbiamo su questo? Riprendo Carla. Quindi abbiamo Tonio, che sicuramente conosce, probabilmente. Chi è quel proprietario? E quali sono le altre persone avvicinabili per dire ok, possiamo ospitare da questa parte, perché ha ragione Angelo, là è parcellizzato tutto. Prego, prego. Così potrebbe anche essere il cane custode del campo. Ah, è vero. Come il cane custode del cane? Del campo. Siamo tipo all'escremento. Ma stiamo dicendo sempre. No, loro sono praticamente però spostarli. Mettere un posto dove loro possono essere. Fai partecipe, pure il padrone. Pure il padrone del cane. Del cane. È vero, diventa custode. È vero. Tra virgolette, custode del cane. E lui si diventa. Che vai a fruire l'escremento. Tanto ci sta, tanto sono sulla terra. Con cima normalmente. O sbaglio? Sì. Meglio l'escremento in quel senso che andare a ricostruire. Che magari andare a ricostruirti la panchina, potresti avere pure terreno fertile col proprietario. Beh, questa cosa è interessante. Cioè, dire che cosa faccia io questo? Io sono del quartiere, no? Quindi vivo con i miei tre. Però. Pre cosa? Con i miei tre concetti, come diceva prima, le pre decisioni che non ci facciamo.